Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho completato la missione per il rango S, una missione dove devi solo combattere tre yokai e via così. Mentre oggi andrò a fare la missione per prendere Kyuubi e Kyuubi Oscuro. Vediamo un po' come si fa. Per Kyuubi è molto semplice, basta andarci a parlare, lo trovate lì che vi aspetta e ci fa: ciao, vogliamo diventare amici? Sì, ok, ecco la mia chiave ed è fatta. Mentre per Kyuubi Oscuro è un po' diversa. Assicuratevi però di aver completato la richiesta numero 12 dell'agenzia investigativa, quella che appunto abbiamo nel futuro. E mi raccomando, richiesta, non missione. Le missioni sono una cosa diversa, le richieste un'altra ancora, quindi mi raccomando, richiesta numero 12. Innanzitutto dirigiamoci all'agenzia investigativa che si trova a Valdoro del futuro. Ed eccoci qui. Sì, la tua missione la faremo in un secondo momento, scusami. Ora che abbiamo lo Yo-Kai Watch di rango S, nulla ci potrà ostacolare nell'adempimento dell'altra missione importante. Allora, a parte che ci sono un po' di varcologi da aprire con il rango S, ma questo sarà argomento di discussione per un altro momento, non importa. Allora, dobbiamo andare qui. La faccenda però è un po' più bizzarra di quanto possa sembrare. Già, allora, dobbiamo venire qui al fiume e trovare, uno yokai perlustrando con la lente yokai. C'era Velenombra, ma Velenombra non conta. Che poi ho scoperto che il video che ho fatto per prendere Velenombra è sbagliato. Cioè, Velenombra si trova qui al fiume, ma devi inserire il codice che trovavi nelle riviste di Koro Koro e appare lui. Il fatto è che io non ho inserito nessun codice di nessuna rivista, perché il codice cambia da rivista a rivista e anche volendo online non si trovano, non usati i codici intendo, quindi una volta che il codice è stato usato, ciao, è finita. Eppure io ho Velenombra del futuro. Sta piovendo, quindi se non sbaglio dovrebbe essere più facile incontrare Kyuubi Oscuro. Ovviamente per incontrarlo non c'è un modo preciso, ma solo molta fortuna. Se vi ricordate, anche con i vecchi Yo-Kai Watch bisognava entrare e uscire più volte da una mappa per avere più possibilità di trovare un certo Yo-Kai che ci interessasse. Allora, il cespuglio adesso c'è. Vediamo un po' se... no, non è Kyuubi Oscuro, ma è Rabbiopentola. Già. Non lo so, mi convince poco poco. Eccolo qui. Eccolo, eccolo, è lui! Kyuubi Oscuro metterà a dura prova la vostra pazienza. Perché? Perché non ha un drop garantito, la sua sfera oro. Ci vogliono le sfere oro per trovare Kyuubi. Comunque, cane, te ne vai, per favore, sei libero. Allora, come va? Ah, tra l'altro, dovete mettere, se volete mettere, in squadra Indovolpina, nei primi tre yokai, vi dà più probabilità di far cadere la sua sfera. Quindi magari mettiamola lì davanti, perché è la sua abilità passiva fare amicizia più facilmente. Però la mia no, ha visto il raggi X, quindi non è proprio ottimale lei. E niente, facciamola così all'avventura. Bene, Kyuubi Oscuro ci ha dato un'esfera grande e basta. Ecco, non è detto che ci voglia lottare per forza. Comunque, si può fare... Entra e esci dalla mappa. No, ha smesso di piovere. Perché ha smesso di piovere? Non è giusto. Comunque, ci sono anche altri metodi per prendere Kyuubi Oscuro. In teoria. Potete o dormire o riposarvi fino alle 9 del giorno successivo. Tipo, ecco qua, vuoi dormire fino a domani? Sì. E aspettare che piova. Oppure cambiare la pioggia con pioggia Rihanna se le date le caramelle. Un altro dei metodi è andare a caccia di Yo-Magia per la città. Disseminati per tutta la città ci sono magari dei punti con la Yo-Magia. Vediamo un po', magari qui ne abbiamo già trovato uno. Ok, questa forse è abbastanza grande. Sì, questa è un'ottima candidata. Allora, cosa si fa quando c'è la Yo-Magia? Questa, vedete, è grossa, no? Si prende, si inizia. E lasciate stare il tasto ZR. Venite intrappolati all'interno e potreste dover combattere degli yokai. Ora, al suo interno potrebbe trovarsi Kyuubi Oscuro. Oppure no, dipende da quanta fortuna avete. Ovviamente siamo un pochino più lenti qui dentro. È un po' più difficile muoversi, ma non c'è problema. Si fa facilmente, è una lotta abbastanza facile. Quindi ora la Yo-Magia è stata sconfitta, perché abbiamo sconfitto gli yokai al suo interno.
Ma non è finita qui, ci sono tanti altri punti di interesse con la Yomagia. Potrebbe comparire qua vicino uno, tipo qui su questa casa, se non erro, ma anche su tutte le case che ci sono qui, insomma, non ci sono punti proprio prestabiliti al 100%, però dove compare, compare, noi ce lo facciamo andare bene. Io sto avendo poca fortuna nel trovare cubi perché ho esaurito la fortuna quando ho trovato la melma oscura su Yokewatch 2 al primo tentativo. Proprio lì è finita tutta. Comunque, Cubi, vogliamo affrontarci stavolta? Sì! Ok, stavolta ci affrontiamo con Cubi. Ok, eccoci qua quindi. Ci ha messo un po' a caricare, ma alla fine è andata. Non volevo sprecare l'opportunità che mi ha dato. Uria! Botte da Orbi. Ah, ma siete resistenti voi. Allora facciamo così. Uria! Allora, non è detto che Cubi diventi amico al primo tentativo, perché è uno yokai cattivo. Bombete! Niente, non ci vuole diventare. Neanche ci lascia la sua sfera. Quindi, come vi dicevo, o fate entra e esci dalla zona per cercare di trovare il momento in cui spawna nel cespuglio. Quindi, se non vedete il cespuglio, neanche vi scomodate. Pettine di Cubi Nero, visto bene. E quindi qui ci deve essere un cespuglio, se non c'è quando fate entra e esci dall'area, continuate a farlo fino a che non lo trovate. E Cubi Oscuro compare anche nella Yomagia. Quindi se trovate una Yomagia abbastanza grande da farvi assorbire al suo interno, senza combatterlo ovviamente, potrete entrare e trovare Cubi Oscuro e quindi combatterlo e magari provare a prendere la sua anima. Quindi questo è l'unico metodo disponibile per prendere Cubi Oscuro su Yokewatch 4. Combatterlo nei portali della Yomagia oppure qui quando compare cespuglio, se compare ovviamente, combatterlo e sperare che vi faccia rubare la sua anima. Quindi più di questo non si può fare. E rieccolo qua un'altra volta. Insomma, dobbiamo riprovarci fino a che non riusciamo ad almeno far cadere una delle sue sfere. Non dico per forza quella oro, però insomma, non mi dispiacerebbe trovarlo qui. Che poi se non vi va di cercare in giro con la Yomagia, dovete ogni volta resettare di 24 ore l'orologio del gioco, quindi andando a riposarvi anche sulla panchina che trovate lì al ristorante di ramen, e fate dormire fino alle 21. È come se vi cambiasse il giorno nel gioco. Quindi potete trovare Cespuglio che si riforma e provare a prendere Cubi. Io ovviamente non sto avendo fortuna manco per sbaglio. E ora ci combatte. Penso che solo la prima volta ci dà la sfera, poi dopo ci combatte sempre. Inoltre qui al gioco piace frizzarsi, però ecco, poi carica e poi si rifrizza e poi ricarica. Insomma, ci vuole un po' a far caricare la lotta contro Cubi Oscuro perché il suo potere è talmente tanto grande che fa andare in freeze il gioco per qualche secondo. Tra l'altro, l'anima di Leo Fuoco è buona per potenziare i nostri amici yokai. Niente, Cubi Oscuro non ne vuole sapere. Quindi, ricapitolando, lo combattete qui. Quando c'è il cespuglio c'è uno yokai quasi sicuramente. A volte può essere che non c'è nessuno, quindi andate a dormire qua dal signore del ramen, mettete l'orologio fino alle 21 e cambia giorno del gioco e respawna il cespuglio. C'è Rabbiopentola, c'è Cubi, va randomicamente, non si sa. Quindi Cubi o i portali con la Yomagia, ma solo in questa zona di Valdoro, dove vi ho fatto vedere prima, oppure nel cespuglio, che è più probabile che magari capiti qui. Nei portali con la Yomagia non è detto, ma anche qui non è detto che capiti al 100%. Ad esempio adesso non c'è niente, quindi insomma è un po' difficile, va a tentativi, va con molta fortuna. Inoltre se avete yokai che hanno l'abilità passiva di farvi amici più facilmente, magari usatela, così magari mettetevi primi in squadra durante la lotta, così almeno potete fare un lavoro un pochino più veloce. Ad ogni modo per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti quanti i link necessari per seguirmi dove vi pare se volete, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!